si sono svegliati adesso. Durante il Covid siamo diventati eroi. Ma noi c'eravamo prima, c'eravamo durante il Covid e ci saremo domani per i cittadini. Quali sono state le vostre richieste? Beh, le nostre richieste sono esplicate in un documento che avevamo già comunque inviato, in un documento di 10 punti. Diciamo che le parti salienti di queste richieste sono il riconoscimento a 360 gradi della figura dell'infermiere. Abbiamo dimostrato in questa fase emergenziale l'enorme alveo di competenze che sono proprie della figura infermieristica, che ci sono sempre state anche prima di questa pandemia, e riteniamo di meritare un maggior riconoscimento sia per quanto riguarda il coinvolgimento in tutti i processi di tipo organizzativo, sia per quanto riguarda l'aspetto economico. E riguardo a questo noi chiediamo un'area autonoma di contrattazione che è prevista per le figure laureate ed iscritte a un ordine professionale, e noi questo siamo. Non siete eroi, siete persone che fanno il proprio lavoro da professionisti, ed è questo che volete che sia riconosciuto. Esattamente. L'etichetta di eroi sembra come i bonus una tantum: sei eroe quando fa comodo che sei eroe. Ecco, noi siamo dei professionisti, queste competenze che abbiamo dimostrato di avere in questa fase emergenziale critica per tutti quanti, noi le abbiamo sempre avute e ci saranno anche domani. Adesso questo incontro in prefettura, il prossimo passo quale sarà? Il prossimo impasso, diamo appuntamento a tutti i colleghi, lunedì saremo a ribadire le stesse cose in Piazza De Ferrari in una manifestazione molto più grande di questa. E riguardo a noi chiediamo, come vedete dai cartelli, il rispetto per gli infermieri, il rispetto che da tante parti manca. Tante istituzioni ci ringraziano sui cartelloni, poi le faccio un esempio. Lunedì alle 10.30 la Regione ha convocato le organizzazioni sindacali per discutere del bonus, sapendo che noi siamo sotto a manifestare. Questa noi la riteniamo una gravissima mancanza di rispetto.